Per il nuoto, quella del 1° agosto è stata un'altra giornata storica alle Olimpiadi di Parigi. La canadese Summer McIntosh ha nuotato nei 200 metri farfalla in 2 minuti, 3 secondi e 3 centesimi, stabilendo il record per i giochi. Nella staffetta 4x200 metri, stile libero, da segnalare invece l'argento della statunitense Katie Ledecky. La nuotatrice è diventata così la donna più decorata nella storia di questa disciplina. Gli Stati Uniti hanno potuto però gioire anche nella ginnastica. La campionessa Simone Biles ha preceduto la brasiliana Rebecca Andrade, conquistando il suo secondo titolo olimpico ai Giochi di Parigi. Nel tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il serbo Novak Djokovic, l'italiano Lorenzo Musetti e il canadese Félix Auger-Aliassime hanno raggiunto le semifinali nel singolare maschile. Nel basket femminile, Germania, Francia e Stati Uniti sono passate invece ai quarti di finale. Da segnalare poi la rimozione di un giudice australiano del surf, reo di essere stato fotografato mentre abbracciava un concorrente connazionale sulla riva a Tahiti, dove si svolgono le gare. È stata una giornata particolarmente importante anche per l'Italia, che ha conquistato altre 3 medaglie: la prima con Giovanni De Gennaro, che ha trionfato nella canoa slalom, specialità kayak, quindi è stata la volta di Alice Bellandi sul gradino più alto del podio nel judo, categoria meno 78 kg. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno invece ottenuto l'argento nella prova a squadre di fioretto femminile. Da segnalare infine il raggiungimento della semifinale da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini, che nel doppio femminile di tennis hanno superato le britanniche Poulter e Watson, ottenendo così un risultato storico per l'Italia.